Dallo slogan alla pratica, per sostenere l'imprenditoria giovanile occorre semplificare e alleggerire il carico burocratico per l'avvio di un'attività. Il sistema pubblico deve snellire le procedure, sbloccare i fondi a disposizione, garantire la sostenibilità attraverso le banche che devono avere il coraggio di credere alle nuove idee, quelle idee che i giovani vogliono realizzare. I giovani hanno bisogno probabilmente di non continuare a sbattere il naso perché colgono lo spunto di slogan e poi dopo però si trovano quotidianamente a dover ricredersi rispetto a quelli che potevano essere delle ipotesi di soluzione di determinati loro bisogni di legge. Basterebbe probabilmente anche conoscere dalla A alla Z il percorso che deve essere fatto, come una specie di breviario. Per cui uno che sa tutti i passaggi che devono essere, diciamo, messi in campo per arrivare a mettere in moto un'impresa, quali sono tutti quanti i permessi, le iscrizioni, le autorizzazioni, e per ognuno di questi deve studiare, anche soltanto dal punto di vista solo di provvedimenti amministrativi, quelli che sono diciamo, i passaggi più semplici per semplificare al massimo la cosa e ridurre al minimo quindi quelle che sono le procedure. Ma questo deve essere fatto proprio perché deve arrivare a chi poi dopo le deve mettere in pratica, cioè al funzionario, all'addetto, allo sportello. Non nascondiamo le difficoltà perché ci sono alcuni giovani che partono e magari dopo un anno e mezzo probabilmente la loro azienda cessa. Forse quello che dovremmo pensare in parallelo è quello di poter accompagnarle anche in questa fase, aiutandole per far sì che superino questo ostacolo dell'anno e mezzo per poter poi inserirsi in un mercato completo. Il problema è che bisognerebbe passare invece, e questo sì, start-up possono essere funzionali, politiche in cui tu finanzi davvero l'idea, il progetto e non chiedi le garanzie solo di tipo patrimoniale per poter favorire l'accesso al credito o per sostenerle nella fase di avvio le imprese, soprattutto se formate da giovani, da donne, insomma, che sono portatori oggettivamente anche di nuove idee. Avresti bisogno di accompagnarli dentro questo processo attraverso uno snellimento delle procedure, una sburocratizzazione, finanziandole, incentivando appunto, però selezionando molto. Però dobbiamo favorire attraverso la semplificazione delle procedure per chi vuole avviare un'attività giovane, dobbiamo aiutarli da un punto di vista del credito, perché come si dice sempre, non c'è nessuno che sostiene un'idea, il sistema bancario ancora oggi non sostiene l'idea, il progetto. Sostiene solamente chi dà le garanzie. E allora anche qui è un altro grande tema irrisolto da molto tempo. E anche qui io credo che se vogliamo favorire, diciamo, i giovani, il sistema pubblico deve diventare in qualche modo garante verso il sistema bancario nei confronti di quei giovani che vogliono fare impresa, che presentano progetti, diciamo, dove viene fuori la creatività dei giovani, e solo in questo modo io credo si possano aiutare. Siamo, bisogna trovare un modo equilibrato ma veloce per spostare una parte delle risorse che sono immobilizzate per noi più vecchi verso i più giovani. Se non liberiamo una parte pubblicamente, collettivamente, di queste risorse verso i giovani, ci facciamo male a noi stessi. Le opportunità di miglioramento della propria condizione vanno create dal sistema, lo dice anche la nostra Costituzione, no? Però vanno anche conquistate dalle singole persone. Quindi c'è bisogno anche di una spinta che venga dai più giovani, una spinta costruttiva per prendersi il futuro che gli spetta.